Bentornati amici 9000 Giri e benvenuti sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi parliamo di BMW e in questo caso una BMW serie 4 con una serie di modifiche che riguardano appunto la parte, soprattutto la parte estetica e alcune modifiche di carattere meccanico che hanno portato questa macchina, che sostanzialmente parte con una base, questo motore qua è un 420 turbo diesel da 190 cavalli, e le modifiche che ci sono state commissionate sono state quelle di upgradarlo per farla assomigliare, diciamo così, a livello estetico, non certo di motore, alla BMW M4. Quindi da un punto di vista, diciamo, tecnico, abbiamo sostituito il paraurti anteriore mettendo appunto quello della versione M, quindi con le prese aria diverse dalla versione standard. Immancabile login M4, ovviamente deve esserci per forza. La parte laterale con gli specchietti tipici di questo genere di vettura, fatta a pinna in questa maniera, le prese d'aria anche in questo caso fatte a boomerang con il logo M, e la parte posteriore con lo spoilerino posteriore in carbonio e la parte inferiore, l'estrattore posteriore a doppia uscita. Poi la carrozzeria è stata wrappata, perché questa macchina nasce in un colore diverso, quindi è stata completamente wrappata in questo colore, chiamiamolo senape, giallo cangiante, adesso non so neanche come definirlo esattamente, comunque un colore che si fa notare a seconda di come viene illuminato dal sole, cambia radicalmente la colorazione. Da un punto di vista cerchi, abbiamo montato questi cerchi molto particolari, stati anche molto difficili da trovare, da 19 pollici con relativi distanziali. L'impianto frenante, quantomeno quello anteriore, è l'impianto frenante originale della serie M, originale BMW. Quindi da un punto di vista estetico, diciamo così, esterno, diciamo che il lavoro di modifica è venuto, direi, molto molto bene. Non c'è nulla di pacchiano, poi chiaramente il discorso del colore può piacere o non piacere, però sulla base di quello che ci ha chiesto il cliente abbiamo centrato l'obiettivo. Poi, entrando nella parte tecnica, abbiamo visitato un attimo la parte motore. Ovviamente su questo non potevamo raggiungere le potenze dell'M4, quindi anche perché partivamo da un 2006 cilindri in linea da 190 cavalli. Abbiamo montato un assetto a ghiera regolabile, in questo caso il Bilsen PSS10 regolabile, quindi sono molle ammortizzatori integrati dove si può appunto regolare sia il precarico molla che la compressione e l'estensione dell'ammortizzatore. Quindi in questo caso abbiamo portato l'altezza della vettura grosso modo come appunto un M4. Poi la taratura è stata fatta in funzione di quello che ci ha chiesto il cliente, addirittura ci ha chiesto di irrigidirla ulteriormente. Abbiamo montato anche tutte le boccole, c'è proprio un kit di boccole specifiche della Powerflex. Direi che al lavoro finito è un lavoro molto molto bello e molto particolare. Sono cose che ci capitano raramente. Abbiamo fatto un video un po' di tempo fa su un Alfa Stelvio, appunto, dove il cliente ci ha portato una Stelvio diciamo con un motore base, e l'upgrade che abbiamo fatto è stato quello di portarla alla versione quadrifoglio. Quindi anche lì, se vi andate a vedere i video precedenti, vedete il tipo di lavoro e il tipo di risultato che ne è venuto fuori. Noi siamo molto soddisfatti, pensiamo lo sia anche il cliente. Direi che per il momento è tutto. Se avete bisogno di qualunque tipo di informazione, contattateci come al solito telefonicamente in sede, potete consultare il sito www.9000giri.it, dove soprattutto consultare l'archivio elaborazione dove ci sono quasi 3500 schede vettura, e soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per darci una mano, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Arrivederci alla prossima!